ministro a Reggio per esprimere attenzione e vicinanza da Calabria dopo il grave fatto avvenuto a Medito. Non lasceremo sola questa terra, ha detto. Segnali di cedimento dell'accordo elettorale tra Forza Italia e PD a Rossano. Il sindaco nomina l'assessore, Magorno dice no e convoca la riunione del partito domani a Cosenza. 35 quintali di rifiuti speciali contenuti in 3 container sono stati individuati dai finanzieri in servizio al porto. Il materiale proveniva dal Belgio ed era destinato in Egitto e negli Emirati Arabi. Dopo 2 sconfitte, la squadra di Roselli rialza la testa e batte nettamente il Melfi per 3-0. Brutta sconfitta in casa per la Vibonese. Non va meglio a Catanzaro che ne prende 3 a Lecce. Un punto per la Regina. Buonasera dalla redazione del TG10, non solo attenzione e vicinanza ma anche gesti concreti da parte del governo qui in Calabria, in particolare a Medito, dove è avvenuta la vicenda che ha visto coinvolta una ragazzina di 13 anni, la presenza del ministro Boschi in Calabria che ha promesso appunto attenzione ma anche un intervento. Sentiamo. Se l'è andata a cercare. In questa frase c'è la vergogna di secoli di violenze sulle donne. Eppure in questi giorni funestati dei tragici episodi di soprusi e violenze da Napoli a Melito Porto Salvo, a Rimini, la si è letta e sentita molto spesso. Sarò in Calabria per incontrare i rappresentanti delle istituzioni, magistrati che stanno seguendo la vicenda, l'arcivescovo di Reggio, ma anche la dirigente scolastica e responsabili dei centri antiviolenza. Scriveva così ieri sera sulla sua pagina Facebook il ministro con delega alle pari opportunità, Maria Elena Boschi, che stamattina è arrivata puntuale in prefettura dopo aver indetto una riunione che ha avuto ad oggetto la vicenda della 13enne di Melito Porto Salvo violentata per 2 anni da un branco a capo del quale ci sarebbe stato Giovanni Iamonte, figlio di un 'ndranghetista puro sangue attualmente detenuto. L'incontro, presieduto dal ministro, affiancato dal prefetto Michele Di Bari e dai magistrati che stanno seguendo la vicenda, è stato aperto ai rappresentanti istituzionali. È arrivato tardi il sindaco di Reggio e dopo di lui il governatore Oliverio, che ha messo in lista PD, valida per il passo in prefettura, alcuni consiglieri regionali che lo hanno accompagnato. Ricordiamo inoltre che dallo stesso Oliverio si attende ancora la nomina della nuova consigliera regionale di parità, che dovrebbe fungere da interlocutore con il territorio. Intanto ci si deve accontentare di mandati scaduti e pezzi ai buchi, mentre la Calabria è in attesa di sapere quale tipo di provvedimento sarà adottato dal tavolo in prefettura, che ha creato molte aspettative sul tema della tutela dei minori e della violenza sulle donne. Il ministro ha annunciato a questo proposito il finanziamento da parte del governo di un punto d'ascolto all'interno del liceo frequentato dalla ragazza. Si acuisce lo scontro tra il gruppo dei Greco, noto per le attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura e da qualche anno con interessi nella sanità, e la Regione. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Saverio Greco ha chiarito alcuni passaggi della vertenza in atto per l'assegnazione di 60 posti letto alle loro cliniche private, prima concessi e poi revocati. Sentiamo. Nostro padre è stato ucciso dalla 'ndrangheta, non ci siamo piegati ai clan e adesso non ci piegheremo alla politica. Lo ha detto Saverio Greco, amministratore del gruppo imprenditoriale Igreco, con interessi nella sanità e nell'agricoltura, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. L'imprenditore ha annunciato che a breve depositerà un dossier alla Procura della Repubblica di Cosenza per denunciare quanto sta avvenendo nel settore della sanità privata. Greco, in particolare, ha detto di aver rifiutato di dare un contributo di 100.000 euro per la campagna del centrosinistra per le elezioni regionali. Purtroppo, visto quanto sta avvenendo ai danni del nostro gruppo, devo pensare che ha ragione chi dice che in Calabria va avanti solo chi paga, chi dà contributi alla politica, chi si mette a libro paga. Per l'amministratore della holding, infatti, ci sarebbe in atto una strategia per bloccare le iniziative imprenditoriali dei Greco. Il riferimento è la delibera dell'ASP di Cosenza, con cui sono stati revocati 60 posti letto assegnati appena un mese prima a una delle case di cura del gruppo. Arrende, ha aggiunto, abbiamo comprato un terreno per creare una nuova struttura ospedaliera, ma ora è tutto fermo perché il 31 dicembre 2015 la Regione ha approvato la nuova legge urbanistica che di fatto blocca il nostro investimento. Non vorrei dare ragione a chi sostiene che quella norma sia stata approvata proprio per fermarci. Stiamo lavorando, ha detto ancora Saverio Greco, per continuare a investire in Calabria e non solo nel settore della sanità. Vorremmo entrare nella gestione dell'aeroporto di Crotone e nel riutilizzo della centrale di Rossano, ma così non possiamo andare avanti. Ci dicano apertamente se anche noi, come hanno fatto già tanti altri, dobbiamo abbandonare la Calabria. Saverio Greco si è poi rivolto al Presidente della Regione per chiedere l'immediato ritiro della delega alla sanità a Franco Pacenza. Lo cacci, ha concluso, o anche il governatore, diventerà complice di quanto sta accadendo. La politica, segnali di cedimento dell'accordo elettorale tra Forza Italia e PD a Rossano. Il sindaco ha nominato un assessore, Magorno ha detto di no e ha convocato una riunione del partito domani a Cosenza. Sentiamo il nostro direttore Attilio Sabato.
Prima grana al comune di Rossano, ricordiamo che c'è una maggioranza nata dal, come dire, dal rapporto di collaborazione, chiamiamola così, tra il Partito Democratico e Forza Italia. Una grana abbastanza, come dire, importante, se è vero come è vero che il segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno ha convocato per domani una riunione con i dirigenti del partito. L'abbiamo in linea al telefono. Segretario, buonasera. Allora, appunto per evitare grane abbiamo convocato la riunione di domani. Ma è una, siamo, questa alleanza anomala comincia noi siamo rispettosi della prerogativa del sindaco, che sceglie gli assessori, sceglie i consiglieri a cui delegare funzioni di governo, ma vogliamo decidere noi sul nostro impegno e su che tipo di impegno mettere in campo nella maggioranza di... Il casus belli è rappresentato da una nomina che il sindaco di Rossano sta facendo ed un esponente del Partito Democratico sostanzialmente senza consultare i dirigenti del partito, è questo il problema? Guardi, io mi astengo da giudizi, domani avremo una riunione, in quella riunione ognuno dirà le cose che devono essere dette. Ma verterà su questo, sul richiamo al sindaco? Sul rapporto tra il gruppo consigliere del Partito Democratico e il sindaco, è chiaro, e sul nostro ruolo all'interno di quella maggioranza. Ma faccia capire, questi però sono i problemi dettati dal fatto che c'è un'alleanza anomala, no? Ma noi abbiamo scelto di fare un'alleanza civica, così come avevamo stabilito di fare nell'Assemblea regionale del 23, Rossano è uno di quei comuni nei quali siamo riusciti a far passare questa linea, che è una linea di governo. Crediamo che bisogna andare avanti, ma nel rispetto dei ruoli. Senta, mi faccia capire, ma se il sindaco non dovesse fare passi indietro rispetto alla vostra richiesta di chiarimenti, che cosa può accadere? Domani c'è una riunione nella quale valuteremo e parleremo di questa vicenda. Inviterete anche il sindaco di Rossano? No, è una riunione del gruppo consigliere del PD e del segretario del circolo del PD. Grazie segretario. Questa è la situazione, vedremo domani cosa scaturirà da questa riunione. Certo è che questa alleanza, questo rapporto di collaborazione a Rossano, insomma, comincia a creare qualche problemino. Vedremo se il sindaco da una parte e i dirigenti provinciali del PD dall'altra riusciranno a trovare un punto d'incontro per continuare a governare insieme ed evitare che in futuro ci siano situazioni di questo tipo. Comunque la partita è tutta ancora da giocare, è molto complicata. Andiamo avanti. Grazie direttore, parliamo di rifiuti speciali trovati in 3 container nel porto di Gioia Tauro, non solo quindi snodo cruciale del traffico di droga ma anche di altre sostanze illecite e pericolose. Marisa Fallico. Il porto di Gioia Tauro, una delle più grandi contraddizioni calabresi, uno scalo dalle enormi potenzialità, possibile volano di sviluppo ma perennemente in crisi, è diventato nel tempo invece punto di snodo per le attività illecite, queste sì fiorenti, dal narcotraffico, quotidiani e importanti sequestri di cocaina, al traffico illecito di rifiuti, come scoperto dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno individuato 3 container ricolmi di rifiuti speciali, di cui uno proveniente dal Belgio con destinazione finale in Egitto e 2 provenienti da Genova e destinati negli Emirati Arabi Uniti. Ufficialmente la merce in transito, almeno a leggere la documentazione esibita agli uffici doganali, risultava essere ricambi usati di autoveicoli, ma l'intuito degli inquirenti ha subito percepito che qualcosa non andava e così sono scattate le procedure di verifica mediante gli incroci documentali e una puntigliosa attività di controllo. Ed ecco che i sospetti si sono rivelati fondati. In effetti nei container c'erano sì parti di automezzi, ma non erano stati assolutamente bonificati, passaggio obbligatorio prima del trasporto, e quindi risultanti come rifiuti speciali. A confermare le anomalie del carico anche le analisi eseguite dai funzionari dell'ARPACAL. Ovviamente sono scattati i sigilli, sequestrati complessivamente tutti i pezzi presenti nei 3 container
per quasi 34.500 kg di rifiuti speciali, probabilmente solo una minima parte dei trasporti illegali che passano per il porto di Gioia Tauro nonostante il potenziamento dei controlli. Impossibile verificare migliaia di container, ancora più difficile se ci sono le complicità della criminalità organizzata. E nello scalo calabrese, si sa, la 'Ndrangheta ha estesi i suoi tentacoli sin da subito, sia nella realizzazione che nel traffico di stupefacenti, e non si lascia certo scoraggiare dai pur importanti sequestri. Per ogni chilo di polvere bianca o di materiale illegale intercettato, centinaia riescono a transitare indisturbati. Un obiettivo sicuramente sensibile e strategico nella lotta alla 'Ndrangheta e alle ecomafie. Altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, sentiamo. Petilia Policastro è isolata, crollato nella notte un ponte lungo la strada provinciale 58, una delle strade di accesso al comune in provincia di Crotone. Il sindaco Amedeo Nicolazzi nel recente passato ha più volte lanciato l'allarme sulle condizioni di dissesto idrogeologico, ma nessun intervento è stato effettuato. Finisce nei guai per abuso edilizio l'uomo denunciato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato a Castrovillari. Nel corso dei controlli accertata la realizzazione di un fabbricato lungo l'argine del fiume Coscile, lavori eseguiti senza le autorizzazioni previste in violazione della normativa paesaggistica. I carabinieri di Rossano cercano da ieri pomeriggio nei boschi della Sila, vicino a Campana, un 27enne cercatore di funghi. Il giovane turista originario di Castellabate, in provincia di Salerno, era uscito in mattinata con la famiglia. Gli agenti della polizia hanno arrestato a Cassano allo Ioni un 50enne con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, la marijuana nascosta nell'abitazione dell'uomo. Sono stati tutti recuperati gli oggetti rubati ai calciatori del Catania negli spogliatoi dello stadio Granillo di Reggio Calabria durante la gara Regina Catania di ieri. Gli agenti della questura Regina sono riusciti a trovare l'area furtiva, denaro, carte di credito, cellulari e oggetti di valore, tra cui un Rolex e preziosi. L'area furtiva sarà consegnata quanto prima ai calciatori del Catania. Torniamo a parlare del cimitero dei migranti da realizzare a Tarsia, un'idea lanciata da Franco Corbelli, di diritti civili, sostenuto dal Presidente Oliverio. Al Jazeera, la più importante TV araba, è tornata nel Cosentino, ha realizzato un altro reportage. Resta alta l'attenzione dei media internazionali su quest'opera dal grande valore simbolico umanitario. Marisa Fallico, sentiamo. Restano accesi i riflettori dei maggiori media internazionali, giornali e TV su questo piccolo angolo del Cosentino, ovvero il comune di Tarsia, dove sorgerà, grazie alla lunga e incessante battaglia di Franco Corbelli, leader di diritti civili, insieme al sindaco della cittadina Roberta Meruso e al sostegno del presidente Oliverio, che ha sposato il progetto, il cimitero internazionale dei migranti, opera umanitaria di grande valore che ha attirato l'attenzione mondiale, visto che il fenomeno profughi coinvolge gran parte dei paesi del pianeta. Su Al Jazeera, la più importante TV araba, è andato in onda nelle scorse ore il nuovo reportage realizzato dalla giornalista inglese Sonia Gallego, tornata per la seconda volta in pochi mesi a Tarsia per verificare come procede il progetto. Qui, guidata da Franco Corbelli, ha visitato la collina, immersa negli ulivi, che ovviamente non saranno toccati, su cui sorgerà il cimitero dei migranti, dedicato al piccolo Aylan Kurdi, il bimbo siriano, il cui corpicino senza vita sulla spiaggia, nel tentativo di arrivare in Europa con la famiglia, ha suscitato tanta commozione. La cronista ha anche ripreso il vecchio cimitero di Tarsia, adiacente l'area, in cui sono sepolti gli ex internati del campo di concentramento di Ferramonti, che si trova a pochi metri da qui. Altro simbolo delle stragi e delle iniquità che la storia ci ha restituito, così come sarà un simbolo anche questo cimitero internazionale, un luogo per dare degna sepoltura alle migliaia di migranti che perdono la vita durante le traversate, un luogo dove raccogliere i resti per poter dare alle famiglie una certezza su dove riposano i loro cari, ma anche un luogo della memoria, dove ricordare a tutti la grande catombe di questo esodo biblico con cui bisogna fare i conti, come più volte sottolineato da Franco Corbelli. E se il mondo guarda a Tarsia e a quest'opera, è bene che la Calabria, per una volta tanto indicata come esempio di grande civiltà e solidarietà, si dedichi con impegno e tempi brevi alla sua realizzazione.
Si è spento questa mattina all'Annunziata di Cosenza il professor Antonio Petrassi, primario chirurgo emerito, è stato lui il pioniere dei trapianti nella città dei Bruzzi. Petrassi, uomo colto da alcuni anni, si dedicava al teatro, era presidente della compagnia Attori per Caso, da famiglia le condoglianze di tutta la nostra redazione. Il Comune di Cosenza ha presentato il progetto Generazione Giovani, che vuole coinvolgere i piccoli studenti delle scuole tricittadine e farli innamorare del teatro. Sentiamo. È stata presentata la 18ª edizione di Generazione Giovani, il progetto di educazione al teatro promosso dal Centro RAT Teatro dell'Acquario in collaborazione con il Comune di Cosenza. Il Comune mette un bene pubblico che è il Teatro Morelli e noi mettiamo tutto il lavoro, le compagnie, l'organizzazione, eccetera, gli spettacoli ovviamente, di compagnie che vengono un po' da tutta Italia. Il progetto Generazioni Giovani si pone tra l'altro l'obiettivo di far diventare il teatro materia curriculare nelle scuole, una nuova forma di inclusione e di educazione sentimentale, ma anche un palcoscenico di conoscenza del mondo per i più piccoli. Il teatro riesce a toccare tutti gli aspetti proprio della formazione e della crescita. Il teatro esprime la gioia, il dolore, la sofferenza, l'amicizia, quindi è importantissimo. Non è nuova questa programmazione né per il Comune né per il Centro RAT. Quest'anno però abbiamo voluto formalizzare l'offerta in gratuità per un 30% di bambini e bambine che non potrebbero permettersi di andare a teatro. Qui invece è una solidarietà che vuole entrare, vuole partecipare alla crescita di questi ragazzi. La rassegna teatrale dal titolo Famiglia a Teatro prevede 11 spettacoli che andranno in scena al Teatro Morelli a partire dal 30 di ottobre. Adesso tutti gli eventi del settembre rendese, tutte le novità, vediamo. Settimana clou per gli eventi del settembre rendese, manifestazione giunta alla 51ª edizione promossa dall'amministrazione comunale di Rende, assessorato alla cultura. Grande successo in piazza Kennedy, nell'area antistante il Museo del Presente, per il concerto di Fabio Curto, artista calabrese e vincitore della 3ª edizione di The Voice. Il suo vasto repertorio ha entusiasmato il numeroso pubblico composto soprattutto da giovani. Subito dopo sul palco i Villa Zouk, anche loro calabresi doc, che hanno proposto la loro musica dalle sfumature country, pop e reggae. Intanto fervono i preparativi nel centro storico di Rende per il lungo weekend dedicato all'arte, alla lirica, al jazz, alla poesia, all'enogastronomia, al cinema, alla moda e al teatro all'aperto con Teo Teocoli e Gianfranco Iannuzzo. Due grandi serate di teatro all'aperto più una presentazione del libro con il maestro Gerardo Sacco, quindi si inizia il 16 con Teo Teocoli e il 17 con Gianfranco Iannuzzo, ma prima ci saranno grandissimi appuntamenti di jazz, lirica e tant'altro che poi faranno sì che questa bellissima cornice del Borgo Antico riprenda vita, perché stiamo puntando fortemente nella sua rivalutazione culturale. Saremo sicuramente in tanti, perché ci sarà questo percorso organizzato dalla Proloco di vini e degustazioni che sicuramente attrarranno insieme agli spettacoli tantissima gente. Grandi eventi, costo zero per gli spettatori, trasporti gratuiti. Sì, è stato veramente molto importante e impegnativo realizzare questo progetto, perché siamo riusciti a intercettare il finanziamento regionale, ad avere questa forte sinergia con gli sponsor che hanno garantito all'amministrazione di realizzare questo cartello, perché noi abbiamo il cartello del settembre rendese che è fatto da questi tre eventi, perché accanto a Teo Teocoli e agli Annuzzo abbiamo anche Luca Carboni, 23 su Via Rossini, quindi è stato un lavoro importante che ci ha portato dei grandi risultati. Prima dello sport, del calcio in particolare, vi facciamo conoscere un'altra disciplina sportiva e andiamo al mare vibonese, vediamo. Il fascino del mare di Tropea si è arricchito di nuove spettacolari immagini che hanno attirato l'interesse e l'attenzione dei tanti che ancora popolano le bianche spiagge della Costa degli Dei. È qui infatti che si è svolta la fase finale dei campionati italiani di flyboard. Vero e proprio fenomeno internazionale degli ultimi anni, il flyboard è una particolare attrezzatura che permette di compiere delle incredibili evoluzioni sull'acqua, un'attività sportiva che sta conquistando sempre più amatori, al punto che anche in Italia si è costituito
uscita alla federazione che dà vita ad un vero e proprio campionato nazionale per la cui fase finale è stata scelta appunto Tropea. La gara consiste in uno show di freestyle di ogni singolo atleta partecipante alla competizione, il quale poi viene valutato da una giuria composta da 3 giudici federali. Anche in Calabria la disciplina sta diventando sempre più popolare grazie alle numerose associazioni sportive che dopo Tropea stanno nascendo e grazie alle quali i flyboard si possono trovare già sulle coste di Badolato, Rossano, Cirella, Isola Capo Rizzuto. Allora, cos'è il flyboard? Allora, il flyboard, come potete vedere alle mie spalle, è uno sport acquatico che si pratica con l'ausilio di una moto d'acqua. L'elica convoglia l'acqua e tramite la forza propulsiva quest'acqua pressurizzata sale attraverso il tubo. Il tubo è collegato a questi che noi chiamiamo scarponi, esce tramite questi ugelli e quindi poi l'atleta che è sulla tavola sfrutta questa forza propulsiva per volare sull'acqua, fare delle evoluzioni. Poi ovviamente chi è più bravo riesce a fare anche delle figure sull'acqua, ma lo sport può essere anche praticato da tutti, da donne, da bambini, in maniera anche molto semplice, quindi si arriva poi ad alcuni livelli dopo ovviamente anni di esperienza. Qui a Tropea si svolge il campionato italiano, da quanto tempo in Italia già questo sport e quanti sono i suoi amatori? Allora, l'Italia in realtà ha accolto da pochissimo questo sport, che è nato in Francia nel 2012, ma è arrivato in Italia dopo qualche anno, quindi credo un 3-4 anni. Gli amatori non sono tantissimi, è uno sport diciamo nuovo, così come è neonata la nostra federazione, ma piano piano i numeri stanno crescendo. Beh, non sappiamo quanto sia complicato, però viene voglia di provare. Parliamo di calcio, Serie A con il Crotone, c'è una data certa, la dà il presidente Vrenna, che dice il 23 ottobre si giocherà la sfida con il Napoli all'uscita, uno stadio completato in tutti i settori, l'ha detto il presidente appunto durante una conferenza stampa in cui ha spiegato punto per punto la situazione relativa ai ritardi nei lavori di ammodernamento dello stadio. Chiedo scusa se non sono riuscito a far realizzare la tribuna coperta nei tempi previsti, chiedo scusa a Crotone e a tutti i calabresi, abbiamo dovuto tenere in conto di tutte le prescrizioni della soprintendenza archeologica, poi di recente sono arrivate quelle del CONI per le quali abbiamo dovuto rivedere il progetto. Qualcuno mi ha detto che sono un pazzo per aver speso 2,7 milioni di euro per un'opera con la quale ho voluto dare lustro alla città di Crotone realizzando uno stadio degno della Serie A. Vedremo quindi prossimamente il Crotone all'uscita, intanto c'è la sfida con il Palermo che si giocherà a Pescara, scendiamo in Lega Pro con le 4 calabresi che ieri hanno dato vita al quarto turno, vediamo. I fantasmi di Matera hanno aleggiato per qualche minuto nell'area del San Vito Marulla. Poco importa se i lucani stavolta erano i giallo-verdi del Melfi, di sicuro meno temibili di quelli incontrati dai lupi al 21 settembre domenica sera. L'approccio sbagliato, retaggio delle due sconfitte, dirà subito dopo la gara Giorgio Roselli, che ringrazia Pietro Perina per aver tenuto a galla la squadra, permettendo ai rossoblù di cominciare a giocare da 0-0 dopo un avvio da Arachiri. Un blackout indolore, cancellato, meglio nascosto, dai 15 minuti ad alta intensità che hanno portato i lupi a segnare le 3 reti utili a chiudere la gara e a infliggere al Melfi la terza sconfitta consecutiva, che ha lasciato senza parole, nel vero senso del termine visto il silenzio stampa indetto a fine gara, uno sconsolato Romagnello, spettatore non pagante dello show silano. Statella, Gambino e Cavallaro per il tri scalato da Cosenza, che avrebbe potuto segnare ancora e invece ha gestito la gara con attenzione, concedendo al Melfi soltanto conclusione alla distanza e sprecato nitide occasioni, rivalutando l'autostima di Gragnaniello e suoi compagni di reparto. Lupi a quota 6 e pronti ad ospitare al Marulla la Vibonese, che proprio ieri ha avuto modo di assaggiare la consistenza del Matera di Auteri, che senza strafare ha espugnato in razza grazie al gol di Iannini, unico vero acuto in un pomeriggio di tatticismo esasperato. Non sono bastate le alchimie di Mario Somma a scongiurare la sconfitta del Catanzaro a Lecce con i salentini, basta distrarsi un attimo che si viene puniti. Caturano e Torromino sono di un'altra categoria, anzi di un altro pianeta. Gol e giocate che per ora tengono il Lecce in cima alla classifica e in pole position per la promozione diretta. Promesse mantenute e promesse disattese, come quelle del Catania che continua a subire penalizzazioni e a collezionare incompiute, come quella andata in scena al Granillo, prova di spessore degli etnei capaci di portarsi in vantaggio con Piscitelli, ma troppo rinunciatari per chiudere il match, dopo il palo di Russotto, il forcing Amaranto e l'intuizione di Bangù per il pari che premia Zeman e frena Rigoli. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per l'attenzione, arrivederci e buona serata. We'll be right back.